Sono trascorsi veramente tanti anni, direi troppi, da quando è stato presentato il pacchetto per la riforma del sistema comune europeo di asilo. E se guardiamo ancora a ritroso alla passata legislatura, ecco, ne sono trascorsi ancora di più senza che di fatto si sia arrivati ad avere una posizione unanime in seno al Consiglio europeo. Per cui ciò che mi aspetto è che, andando verso il finire di questa, nuova legislatura, si arrivi ad un punto che, tenga conto delle necessità, delle esigenze di tutti i paesi europei e che finalmente si possa parlare di una vera e propria politica europea a 360 gradi in tema di migrazione. Finora purtroppo non è stato così perché si è tenuto conto soltanto delle priorità e degli obiettivi di determinati paesi e non di altri, e il riferimento va alla procedura di frontiera, ai movimenti secondari che sono le priorità dettate dai cosiddetti paesi ecco, del nord Europa o comunque dell'est Europa che sono preoccupati appunto dai passaggi attraverso le frontiere interne, ma non si è tenuto conto invece delle difficoltà che affrontano i paesi di primo ingresso come l'Italia, la Spagna, Malta, che sono interessati dai primi ingressi appunto e che con l'introduzione di procedure di frontiere, di screening, chiaramente verrebbero ad essere addirittura sovraccaricati di ulteriori oneri anziché vedere ecco, un'equa ripartizione così come richiesto dall'articolo 80 del trattato e quindi vedersi finalmente ecco, anche agevolati nella ripartizione delle responsabilità.